Messina, Viale della Libertà, una delle vie più trafficate e caotiche della città di Messina. È la principale arteria che collega l'autostrada agli imbarcateri privati della città, i più utilizzati per il traghettamento dei veicoli in transito, ma anche la principale strada di collegamento con Messina Nord ed i villaggi limitrofi. Insomma, una strada vitale ed essenziale, proprio per questo altamente pericolosa. Questo è il Viale della Libertà di sera, poco illuminato, in molti punti completamente al buio. I passaggi pedonali non godono di un'illuminazione sufficiente a garantire la visibilità di chi li attraversa. Il contrasto tra il buio e le luci delle auto di fronte rendono i pedoni invisibili. Il Viale della Libertà in questi giorni è fortunatamente illuminato, anche se non sufficientemente. Eppure ci sono state sere, nell'arco anche dell'ultimo periodo estivo, che il Viale della Libertà si è presentato anche in questo modo. Allora, questa è Viale della Libertà. Sono le 9:10 ed è completamente al buio. Questa è una strada trafficatissima, pericolosissima. C'è gente che attraversa per andare alla passeggiata a mare. Quella è la passeggiata a mare, questo è il passaggio pedonale completamente al buio. Io ci andrei un attimo. E guardiamo il passaggio pedonale che è al buio. Questo è il passaggio pedonale che abbiamo fatto vedere in questo momento. C'è una persona che sta passando ed è particolarmente pericoloso, è completamente al buio. Non riusciamo a capire come mai ci sia questa politica, cioè possiamo anche capirlo il motivo per cui c'è questa politica di risparmio, ma questo risparmio è irresponsabile, perché lasciare al buio una strada come questa è veramente rischiare qualcosa di molto brutto che potete immaginare tranquillamente. Vedete a che velocità passano le auto e questo è il secondo passaggio pedonale che immette nella passeggiata a mare ed è completamente al buio. Parcheggio del San Filippo, del campo di calcio del San Filippo. Apriamo questa puntata di Voce di Popolo non a caso da qui. Una grande illuminazione, un'ottima illuminazione, per fortuna che c'è, anche perché questo è un parcheggio che viene utilizzato quando ci sono le partite di calcio. E allora questo parcheggio si riempie, ci sono dei sistemi di sicurezza, c'è la polizia, i carabinieri, insomma viene tutelato. Negli altri giorni in cui il campo di calcio non viene utilizzato, il parcheggio è completamente vuoto. È bene che ci sia questa illuminazione, però fa da forte contrasto con l'illuminazione di tante altre zone della città. Messina è una città in cui i quartieri, le zone che non sono centrali, vengono trascurate, ma ultimamente è ancora peggio di così, perché anche il centro, i fatti di Piazza Cairoli insegnano, degli incidenti nei cantieri, dei cantieri non illuminati, dei cantieri accessibili, delle illuminazioni a Piazza Cairoli anche, nascoste dagli alberi, delle lampadine mancanti. Insomma, il Dipartimento Pubblica Illuminazione, il Dipartimento Lavori Pubblici hanno un budget molto risicato. Come vedrete nella puntata, il dirigente Amato del Dipartimento Lavori Pubblici, ma anche il Dipartimento dell'Illuminazione Pubblica con l'ingegnere Saglimbeni, denunceranno questo, che da 6 milioni di budget che abitualmente c'era a disposizione per il comune, vi è adesso invece solamente un budget di 1,5 milioni, ma sono stati spesi molto meno di questi soldi, sono stati affidati a ditte non sempre all'altezza, perché sono stati fatti dei micro bandi, dei piccoli bandi per il bisogno, per la manutenzione ordinaria urgente, che poi diventa purtroppo straordinaria perché gli impianti si guastano, ma neanche le lampadine vengono cambiate. Insomma, un viaggio all'interno di questa città dalle mille contraddizioni
un viaggio in una città che certamente non può essere chiamata la Ville Lumière, ma tutt'altro, la città buia, una città dove anche il consorzio autostrade non fa la sua parte, visto che molti degli svincoli autostradali sono completamente al buio. Insomma, la domanda è: la luce porta sicurezza e porta tranquillità per quanto riguarda l'ordine pubblico, ma anche sicurezza nella viabilità. Messina, pertanto, è sicura? If you can get me out of here, you can have your key back. This is where I start to have fun. Potremmo mettere un letto più grande e migliorare la zona studio. Un lettone e una scrivania nuova, sì! E l'armadio? Dove lo mettiamo? Dovremmo prendere le misure precise e calcolare con esattezza dove andrà messo. Ce l'ho io la formula. Basta fare la radice quadrata della stanza per 2 diviso la mamma. Ciao! Sono l'architetto di Festa Arredo. Le misure le prendo io. Prenota una consulenza gratuita con l'architetto di Festa Arredo e scopri le migliori soluzioni per ottimizzare gli spazi della nuova cameretta. Chiamaci subito. Festa Arredo. Arredare divertendosi. Scopri di più su festarredo.it. Detective Italia. Detective e esperienza tecnica. Detective è esperienza investigativa, con la migliore tecnologia a tua disposizione, messa a disposizione del privato, con i migliori prodotti per l'autosorveglianza intelligente. Detective infatti è microcamere, mini GPS satellitari, dispositivi miniaturizzati per la registrazione audio, detective e telecamere occultate. Insomma, tutto ciò che serve per la tua sicurezza. Detective Italia è anche una vasta scelta di droni. Detective, grande scelta di prodotti presenti sul mercato internazionale, sempre in pronta consegna e con la massima riservatezza. Detective Italia, il tuo partner in sicurezza e sorveglianza. Detective è a Messina, in via Argentieri 46, di fianco al municipio. Affidarsi a FIP significa imparare da chi è già un professionista. I corsi FIP sono aperti a tutti, anche alle donne. Lo scopo della FIP è quello di far acquisire la massima professionalità richiesta sul mercato. Le competenze che imparerete nei corsi FIP sono manipolazione, forni, farine, ingredienti e tanto altro. Senza filtri e intermediari, saper fare di più, meglio e spendendo meno. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. Ehi là, buongiorno. Come va la vita? Eh già, tra bollette, mutuo e rate non c'è molto da stare allegri. E poi c'è anche l'auto che non va. Sarebbe il caso di cambiarla. Ma come fare? Tranquillo, ho io la soluzione. Carpe Diem. Sì, il compro-oro che trasforma ciò che non usi più in denaro contante. E allora corri a casa. Oro usato, pietre preziose, orologi e argenteria valgono tanto quanto pesano. Prendi tutto e portalo con te da Carpe Diem, la valutazione più alta di Sicilia e Calabria. E in cambio, denaro contante. E allora pronto? Trova la filiale di Carpe Diem più vicina a te. Ti stiamo aspettando. Tramuteremo i tuoi preziosi
in denaro contante, immediato. E magari adesso l'auto potrai anche cambiarla con qualcosa di più moderno e meno inquinante. Contento? Bene. Ricorda allora, Carpe Diem il compro oro, perché noi ti vogliamo bene. Belli e ribelli parrucchieri, a Piazza Municipio 6 a Messina. Affidati all'estro ed all'inventiva di Fulvio e del suo staff. Realizza i tuoi desideri. Un nuovo taglio, l'acconciatura ultima moda, la colorazione ideale, gli esclusivi effetti luce. Un nuovo look creato in esclusiva per te. Ed ecco le promozioni. Taglio più piega 15 euro. Colore più piega più trattamento 25 euro. Ombreggiature di colori vivaci 45 euro. Cheratina pura, lunghezza media 50 euro. E per tutti gli studenti e i professori, sconto del 30% su tutti i servizi. Belli e ribelli di Fulvio, la scelta giusta. Ti aspettiamo in Piazza Municipio 6. Il 17 novembre di quest'anno, pomeriggio, Cinzia Tortorella è una dipendente della prefettura di Messina. Ha appena finito di lavorare e si accinge ad attraversare questo tratto di strada, probabilmente per prendere il tram. È quasi arrivata dall'altro lato Cinzia, quando una panda a tutta velocità effettua un sorpasso e rientra nella sua corsia, proprio mentre Cinzia Tortorella sta passando. L'impatto non le lascia scampo, fratture multiple, stato di shock gravissimo, arresti cardiaci. Viene trasportata in ospedale, ma nella mattinata del 18 novembre, l'indomani mattina dall'incidente, alle ore 5 del mattino, Cinzia Tortorella spira nel suo letto d'ospedale. Aveva 57 anni. Il guidatore della panda assassina ne ha 84. In civiltà abbiamo detto prima di tutto, ma anche una corretta illuminazione, controlli e magari uno spartitraffico in questa arteria così caotica potrebbero fare la differenza, almeno per il futuro. Ma il Viale della Libertà non è la sola via pericolosa che finora è costata un sempre troppo elevato tributo di vite umane. La via La Farina, il Viale Europa, il Viale Boccetta e troppe altre sono le strade, anche nella zona sud, che continuano a costare vite umane, sempre, vogliamo precisarlo, in primo luogo per l'irresponsabilità di chi sta al volante, poi anche per le condizioni della viabilità e dell'insufficiente illuminazione. Tra queste il Viale Gazzi rappresenta un esempio assoluto con l'incrocio con l'ingresso lato monte del Policlinico lasciato completamente al buio. Ed anche qui c'è un importante passaggio pedonale. Il 14 novembre 2016, Salo Vale del Comune di Messina, riunione pubblica della dirigenza del Dipartimento Illuminazione a confronto con il coordinamento delle circoscrizioni di quartiere. Al centro del tavolo Lino Cucè, presidente della seconda circoscrizione, quella dove ricadono i rioni di Bisconte e Sant'Annibale, l'ex Case Gialle, quell'agglomerato di case dove insiste il complesso Aquilone con le sue strade al buio, un rione dove ci siamo già stati.
L'aria è tesa in sala ovale e le telecamere, soprattutto la nostra, non sono gradite. La città è al buio e la questione non è nuova, né recente. Solo un anno fa ci eravamo già occupati di zone lasciate al buio, di vie totalmente oscurate e delle loro frazioni, come quella di Tipoldo, emblematica perché caratterizzata dall'allaccio diretto dell'illuminazione pubblica alla fornitura elettrica dell'Enel, senza nessun contatore. Così il comune pagava una bolletta forfettaria, importi che però, anche se il comune dichiarò allora di aver pagato, non risultavano all'Enel. Morale della favola, l'Enel elevò 3 verbali di allaccio abusivo al comune, l'anticamera della denuncia per furto di energia elettrica. L'Enel, allora arriviamo, non a pagare una forfettaria, ben cospicua per questi allacci. Morale della favola, l'Enel distribuzione sembra disconoscere questa cosa. Quindi ieri ha elevato. Per disconoscere il pagamento confettato? Sì. Ha elevato 3 verbali contestando, se volete, alla buona, proprio così, potessimo dire, con un diverso corretto. In realtà non è come. Non ha denunciato? No, non ha denunciato. Hanno chiesto il pagamento di. Morale della favola, dalla sera alla mattina sono scatenati, hanno chiamato pure che forse da Catania, quindi io ho voluto dare a disposizione di provvedere all'attacco brutale, così come i consiglieri che si fanno le campagne elettorali. Loro hanno presentato la formazione, c'è la formazione in piazza. Siamo al buio qua la notte, ci possono uccidere la sera perché non si vede niente. Poi con queste strade che abbiamo tutte qua con buchi, con cose. No, no, dai, qua dove qua? Ci sono stati di lavoro, ragazzi. C'è un rischio, c'è un rischio che rimangono al buio. Allora, la disposizione che sta là, i pazzi non siamo, è quella di provvedere a distaccare e possibilmente ricollegare gli impianti sotto altre forniture del buio. Guardi, ci sono delle situazioni che potremmo risolvere immediatamente, quindi però è singolare. Fu così che la via Brasile, la frazione di Tipoldo ed altre zone rimasero completamente al buio. Da qui comincia la via Brasile, questo è uno dei quartieri a fianco alla via Brasile, già qui al buio. Tutto questo comprensorio che state vedendo è illuminato esclusivamente dalle luci dei condomini. E adesso ci stiamo immettendo sulla via Brasile già alla metà e la via è completamente al buio. Questa strada, la via Brasile, che è una via tutto sommato centrale, è una strada che non è illuminata, non per colpa, sembrerebbe, non per colpa dell'Enel, ma per una decisione del Dipartimento di Pubblica Illuminazione guidato dall'ingegnere Saglimbeni e dall'ingegnere Amato. Adesso io stacco la telecamera per farvi vedere tutto intorno e come vedete tutto intorno è completamente al buio, quindi c'è un quartiere, possiamo dire, perché la via Brasile è abbastanza lunga, e anche tutto il circondario intorno alla via Brasile, quindi tutto ciò che è collegato all'illuminazione notturna della via Brasile è staccato, ed è staccato, sembrerebbe. Questa è la spiegazione che l'ingegner Saglimbeni del Dipartimento Illuminazione Pubblica ci rilasciò allora. No, non è solo a Tipoldo. Dico, di quello che abbiamo visto noi. Allora, la situazione riguarda grosso modo 600 comuni. Quello che non ci si può chiedere è che noi ci muoviamo davanti a una contestazione che può scivolare nel penale, sulla mia pedina penale, scusa, ma se fosse lei a posto mio me ne porto. 600 punti con allaccio diretto sparsi in tutta la città, che oggi l'ingegnere De Cola, assessore ai servizi pubblici, afferma che sono stati regolarizzati. Sì, sono in via di soluzione. Su questo tema abbiamo fatto già alcuni mesi fa delle riunioni proprio con Enel
abbiamo ridotto fortemente la bolletta, che era una bolletta, come dire, forfettaria, che si pagava all'Enel. Quella l'abbiamo già ridotta fortemente e adesso tutti questi impianti via via andranno sostituiti con dei nuovi impianti con un regolare contatore, e quindi ci sarà la misura del reale consumo. Comunque anche questo, diciamo, lavoro è stato avviato. Sono ovviamente lavori che richiedono tempo perché sono estesi a tutto il territorio comunale, sono moltissimi impianti, quindi anche per gli stessi tecnici dell'Enel, diciamo, non è stato all'inizio facile fare un censimento esatto, che comunque adesso c'è. Eppure all'epoca delle dichiarazioni di Saglimbeni l'amministrazione comunale non rilasciò alcun commento sulla vicenda da noi per primi scoperta e sollevata, anzi ci ignorò totalmente. Oggi, se è vero e vogliamo crederci che la questione degli allacci diretti sia stata risolta, il nodo è quello della ditta incaricata della manutenzione, che dopo la sostituzione della storica impresa Schipani ha visto succedersi ditte ed appalti alla bisogna, con costi che alla fine probabilmente hanno determinato un risparmio. Ma a quale prezzo? Adesso, dato che c'è questo appalto grosso, dico, secondo me è importante selezionare veramente delle ditte che sappiano veramente, realmente affrontare la questione di Messina. Messina giustamente si estende in lunghezza e i villaggi. Sento, quando ci sono sul territorio due cestelle, tre cestelle massimo, e non si riesce a sopperire a tutte le mancanze, ecco dove è il problema. Dico, se in questo momento si riesce a reperire delle somme un po' più importanti, che possono realmente dare lustro, come c'era un tempo, per carità, sempre per non ritornare, diciamo, alla polemica, però noi cittadini in primis eravamo spensierati, c'era veramente sicurezza diverso dal tempo. Perché Messina è diversa da tutte le altre città, lei lo sa benissimo, assessore. Quindi questo, diciamo, io chiedo all'assessore dirigente. In passato abbiamo fatto la pubblica illuminazione che poteva, diciamo, contare su un budget di circa 6 milioni di euro annui. Oggi noi abbiamo un budget di circa 1,5 milioni annuo, quindi siamo passati da 6 milioni a 1,5 milioni. Sì, i numeri sono questi, sono quelli veri, è quello che ci consente il nostro bilancio. Noi attualmente stiamo per far partire un appalto, cosiddetto appalto ponte, che dovrebbe portarci alla metà del prossimo anno, e per la metà del prossimo anno abbiamo già messo in bilancio 16, 17, 18 delle somme più importanti che mettiamo a sistema con le somme che ci fornisce il Pommetro, per cui abbiamo già avuto il decreto di finanziamento, che garantiranno cifre importanti, cioè più di 3 milioni l'anno, per fare non solo manutenzione ma anche efficientamento di tutti e ammodernamento di tutti i nostri impianti, che spesso sono vetusti. Quindi, diciamo, siamo riusciti a fare una pianificazione corretta ed adeguata. Adesso dobbiamo uscire da questa situazione di difficoltà in cui ci troviamo, diciamolo senza bugie, anche per l'enorme ritardo, anche poi si potrà un giorno accertare la causa, dell'approvazione del bilancio 2015. E questa ritardata approvazione ci ha impedito di fare per tempo un adeguato appalto per la manutenzione, altrimenti non saremmo in questa condizione. È comunque ripartito un nuovo appalto, piano piano si andranno a risolvere tutti i problemi di tutte le zone. Il budget a disposizione per la manutenzione della rete di illuminazione pubblica si è ridotto, e di non poco, questo è vero, passando dai 6 milioni di euro dei tempi migliori al 1,5 milioni di questi di crisi. Ma vengono impiegati nel modo migliore? Se lo chiede anche il consigliere Libero Gioveni, che pone l'accento su un punto, la Consip. È una società per azioni che viene tranquillamente regolamentata e voluta addirittura dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La Consip è una società per azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ne è l'azionista unico ed opera secondo i suoi indirizzi strategici, lavorando al servizio esclusivo della pubblica amministrazione. La società Consip svolge attività di consulenza, assistenza e supporto nell'ambito degli acquisti di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in qualità di centrale di committenza nazionale, realizzando così il programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione.
Fin qui il testo del sito della Consip. In buona sostanza la Consip, dunque, permette quello che da anni le grandi catene di supermercati, i consorzi di cooperative fanno con risparmi enormi. Stipulano convenzioni a cui possono accedere tutte le amministrazioni pubbliche di fatto rappresentandole e quindi potendo garantire alle aziende che offrono i loro servizi importanti quantitativi di acquisti, ottenendo forti sconti sulle forniture, con un notevole risparmio per le amministrazioni. L'amministrazione comunale di Messina però non utilizza la Consip. Perché? Se lo chiede il consigliere Libero Giuveni. Ed è veramente, devo dire, inaccettabile il fatto che l'amministrazione comunale, nonostante sia stata appunto obbligata dal Ministero, non abbia provveduto ad affidarsi appunto a Consip. Consip che è una società che, ripeto, consentirebbe addirittura attraverso una gara europea, quindi il Comune di Messina non dovrebbe nemmeno preoccuparsi di fare la gara, attraverso una gara europea ottenere un risparmio esorbitante per il Comune di Messina. Addirittura si parla di 16 milioni di euro in 9 anni. Consip. In effetti poco tempo fa l'assessore Sergio De Cola, assessore ai lavori pubblici del Comune di Messina, aveva chiarito che l'amministrazione non si è finora rivolta all'SPA di Stato in quanto con il fai da te avrebbe ottenuto maggiori sconti rispetto a quelli che avrebbe potuto ottenere rivolgendosi a Consip. Ma come può il Comune di Messina, ci chiediamo, ottenere maggiori margini di risparmio rispetto ad un'agenzia europea che gestisce convenzioni nazionali per centinaia di miliardi di euro e che è in grado di promulgare bandi europei? Guardi, io su questo desidero stendere un velo pietoso, perché intanto l'assessore De Cola è stato proprio investito ufficialmente stamattina dal sottoscritto, perché ho presentato ufficialmente e formalmente una interrogazione a risposta scritta, quindi loro ai sensi di legge entro 30 giorni dovrebbero darmi una risposta scritta indirizzata tra l'altro anche all'assessore all'energia l'ingegnere Cacciola, che è chiaramente direttamente interessato, perché qui si parla di un risparmio per il Comune di Messina, ripeto, di 16 milioni di euro, in cui si prevede diciamo, intanto una manutenzione integrale e una sostituzione integrale di ben 25 punti luce in città, sostituendole addirittura con lampade a LED che consentirebbero un risparmio energetico addirittura del 70%. 16 milioni di euro di risparmio, lampadine a LED. Quindi si otterrebbe maggiore efficienza, maggiore illuminazione e quindi sicurezza per la città e i suoi cittadini. Un risparmio che varrebbe circa 5 volte il bando che si sta per affidare per la manutenzione dell'illuminazione pubblica. Cioè più di 3 milioni l'anno. Un risparmio che consentirebbe anche di riportare in luce alcune zone ormai considerate franche ed abbandonate dal comune come Messina 2, che dovrebbe provvedere da sé all'illuminazione di una strada sulla quale comunque passano gli autobus ed insistono i cassonetti della nettezza urbana, e come quelle altre non servite per problemi legati al riconoscimento di alcune strade dello stato di vie di comunicazione, invece che cortilizie, così come considerate dal comune, ovvero di passaggio dei condomini. Insomma, si spendono nuove risorse, almeno a quanto afferma Libero Giuveni, senza guardare agli strumenti di risparmio che potrebbero creare nuove risposte ben più importanti di quelle poche a disposizione. Pensate che già alcune città della Sicilia, per non andare troppo lontano, come Trapani, Agrigento, Catania, si sono affidate a Consip, perché oltre al fatto che ci sia appunto l'obbligo da parte del Ministero, e questo lo dobbiamo sottolineare, non è un suggerimento, ripeto, ma è un obbligo, a quanto pare a questo obbligo, a questa circolare, il Comune di Messina appunto non ha ottemperato, consentirebbe di avere una qualità dei servizi migliori, addirittura l'affidamento a Consip consentirebbe anche di sostituire appunto tutti i punti luce esistenti, i 25 punti luce esistenti nella città con 25.000 corpi nuovi illuminanti che addirittura, una volta efficientati, sarebbero addirittura rimarrebbero di proprietà del Comune di Messina alla scadenza dei 9 anni. Quindi le opportunità, i benefici per la città di Messina in tutti i sensi, sotto il profilo appunto della qualità dei servizi, sotto il profilo anche del risparmio. Volevo ricordare che il Comune di Messina ha una situazione strutturalmente deficitaria. Il Comune ha varato un piano di riequilibrio che è stato rimodulato per 30 anni, quindi sicuramente sia la Corte dei Conti sia il Ministero avrebbero visto di buon occhio sicuramente l'affidamento al Consip. Potremmo
potremmo mettere un letto più grande e migliorare la zona studio. Un lettone e una scrivania nuova, sì! E l'armadio? Dove lo mettiamo? Dovremmo prendere le misure precise e calcolare con esattezza dove andrà messo. Ce l'ho io la formula. Basta fare la radice quadrata della stanza per 2 diviso la mamma. Ciao, sono l'architetto di Festa Arredo. Le misure le prendo io. Prenota una consulenza gratuita con l'architetto di Festa Arredo e scopri le migliori soluzioni per ottimizzare gli spazi della nuova cameretta. Chiamaci subito. Festa Arredo, arredare divertendosi. Scopri di più su festarredo.it. Detective Italia. Detective è esperienza tecnica. Detective è esperienza investigativa. Con la migliore tecnologia a tua disposizione, messa a disposizione del privato. Con i migliori prodotti per l'autosorveglianza intelligente. Detective infatti è microcamere, mini GPS satellitari, dispositivi miniaturizzati per la registrazione audio, Detective e telecamere occultate. Insomma, tutto ciò che serve per la tua sicurezza. Detective Italia è anche una vasta scelta di droni. Detective, grande scelta di prodotti presenti sul mercato internazionale, sempre in pronta consegna e con la massima riservatezza. Detective Italia, il tuo partner in sicurezza e sorveglianza. Detective è a Messina, in via Argentieri 46, di fianco al municipio. Affidarsi a FIP significa imparare da chi è già un professionista. I corsi FIP sono aperti a tutti, anche alle donne. Lo scopo della FIP è quello di far acquisire la massima professionalità richiesta sul mercato. Le competenze che imparerete nei corsi FIP sono manipolazione, forni, farine, ingredienti e tanto altro. Senza filtri e intermediari, saper fare di più, meglio e spendendo meno. We're getting respect from the people we meet. They make way day and night. Ehi là, buongiorno. Come va la vita? Eh già, tra bollette, mutuo e rate non c'è molto da stare allegri. E poi c'è anche l'auto che non va. Sarebbe il caso di cambiarla. Ma come fare? Tranquillo, ho io la soluzione. Carpe Diem. Sì, il compro-oro che trasforma ciò che non usi più in denaro contante. E allora corri a casa. Oro usato, pietre preziose, orologi e argenteria valgono tanto quanto pesano. Prendi tutto e portalo con te da Carpe Diem, la valutazione più alta di Sicilia e Calabria. E in cambio, denaro contante. E allora pronto? Trova la filiale di Carpe Diem più vicina a te. Ti stiamo aspettando. Tramuteremo i tuoi preziosi in denaro contante, immediato. E magari adesso l'auto potrai anche cambiarla con qualcosa di più. Moderno e meno inquinante. Contento? Bene. Ricorda allora, Carpe Diem il compro-oro, perché noi ti vogliamo bene. Belli e Ribelli Parrucchieri, a Piazza Municipio 6, a Messina. Affidati all'estro e all'inventiva di Fulvio e del suo staff. Realizza i tuoi desideri. Un nuovo taglio, l'acconciatura ultima moda, la colorazione ideale, gli esclusivi effetti luce. Un nuovo look creato in esclusiva per te. Ed ecco le promozioni. Taglio più piega 15 euro. Colore più piega più trattamento 25 euro. Ombreggiature di colori vivaci 45 euro. Cheratina pura, lunghezza media 50 euro. E per tutti gli studenti e i professori, sconto del 30% su tutti i servizi. Belli e Ribelli di Fulvio, la scelta giusta. Ti aspettiamo in Piazza Municipio 6. È così che torniamo
a visitare un quartiere che è quello del Sant'Annibale, il quartiere Sant'Annibale, ex Case Gialle, un quartiere popolare, un quartiere dove le palazzine che vedrete sono state costruite dallo IACP, palazzine poi riscattate, territori questi ex IACP che adesso dovrebbero passare in mano al comune, ma il comune sembra non prenderli in mano, non effettuare il trasferimento. Pertanto accade che le corti comuni, che poi alla fine sono delle vere e proprie strade di comunicazione con quelle principali, restano al buio. Si sta per passare quindi dalle parole ai fatti. Che per loro queste sono strade private e che non intendono, in base a una delibera della giunta comunale, signore, attenzione, è la giunta che l'ha deciso e il dirigente segue, non intendono attivare l'energia. Richiesta di riappropriazione delle, questo non c'entra lei, di riappropriazione delle aree. Voglio sapere se il comune ha attivato questa procedura o no. Sì, però se per tanti anni, sì, la luce c'è stata dall'80 fino a 2 anni fa, sì, la luce c'è stata. Ora com'è che comunale, che è patronale, che non è comunale, non lo so. Sì, diciamo, io ho una gara. Sì. Che è in scala. Sì. Te la posso mandare? Perché no? Se posso pagare la io. Anche io. Ingegnere. Quella è principale, e questa è privata. Mettiamo i cancelli, piena di bambini, piena di buche. Al buio già non si vede niente, la gente deve andare in giro con le torce. Abbiamo l'ordinanza, dobbiamo buttare le immondizie dopo le 6. Se considera alle 6 quando è il buio, poi si taglia col coltello come si deve andare a buttare le immondizie. Ora se io sto andando a buttare la spazzatura e cado in questa buca, dico, e ancora si vede, dico, perché ancora si vede quelli che escono da là, cade sempre tuo zio da con la macchina, ferro semplice, sempre a ferro, cade sempre lì. E tu ora che è buio con sta bici basta, perché non si vede più, è pericoloso. Se è pericoloso non ti vedono, non hai luci e qua è tutto al buio. Andare in giro per buttare anche la semplice spazzatura, col rischio che la gente ci venga addosso, che non si vedono neanche le buche. Siamo proprio dimenticati, sì, a noi stessi, perché qualsiasi cosa nessuno si prende cura, è un quartiere proprio. Sì, sì. Qui c'è alte, buche, che non si può camminare completamente. È tutto. Pure il bratto. Bratte, dope, che scorazzano. Cioè noi in inverno ancora ci compriamo dobbiamo mettere le zanzariere, perché c'è di tutto, delle sporcizie, di tutto c'è. Cioè, le buche per la strada, i buchi nei cortili, senza luce, cioè non è che qua si vive, polizia, non si vive. Anche polizia nelle strade, di tutto, proprio di tutto e per tutto. È dimenticato questo quartiere, basta.
ci sono i lampioni e non c'è il contatore. Il problema principale è che il sindaco, tramite delibera di giunta, ha chiesto addirittura a queste persone di volturare la bolletta dell'energia elettrica, dei pali della luce che vediamo fuori anche dalle aree cortilizie, previa chiusura dell'impianto. Detto fatto, per il risparmio del comune, il sindaco ha fatto chiudere tutti gli impianti presenti in quella zona, a parte quello della via principale, davanti alla chiesa. Possiamo vedere qui nella strada davanti che abbiamo dei sottoservizi, dei cassonetti, la strada che porta ai cortili, tutto dimenticato dalle istituzioni. Istituzioni nella persona del nostro sindaco e nella giunta che rappresenta la persona del sindaco e che è stata nominata da parte del sindaco. Purtroppo ancora oggi ci rispondono dal Dipartimento Lavori Pubblici per quanto riguarda la manutenzione degli impianti elettrici che le zone sono cortilizie, quando vediamo benissimo le strade con le auto parcheggiate là fuori che non sono cortili, che ci sono problemi di bilancio, insomma la solita filosofia politica che questa amministrazione ci ha abituato. La cosa che fa male è che voleva partire dal basso, a cambiare il basso, invece il basso è andato sempre più in basso. Come possiamo vedere non abbiamo luce, le strade sono dissestate, è un quartiere abbandonato dalle istituzioni, da quelli che contano soprattutto. Io nel mio piccolo come consigliere circoscrizionale mi scuso con queste persone, ma lo faccio a nome dell'amministrazione che ha il potere di poter fare e non vuole fare, anzi li ha affossati peggio di come erano prima. La lei si può dire quale mese fa l'IACP ha mandato al Dipartimento Patrimonio e all'assessore la richiesta di riconsegna delle aree, ce le possiamo riprendere queste aree o non ce le possiamo prendere? Allora, ci dobbiamo mettere in testa che gli ambiti cortilizi non è cortilizio, gli ambiti, ma non è cortilizio, ingegnere, non voglio litigare, è una via, è una strada, per il laccio. C'è il cassonetto della spazzatura. Il discorso da pagare la luce. Avevamo preso il discorso a Sant'Annibale. Io per conoscenza ho ricevuto una documentazione nella scorsa primavera riguardante la riconsegna delle aree che sono state date in lottizzazione degli anni 80. È stata fatta questa nota a lei, all'assessore al patrimonio, al dirigente al patrimonio. Abbiamo notizie, cioè l'amministrazione su questa cosa non si vuole muovere. Sì, qui rientriamo in un'altra problematica che purtroppo è una problematica comunque presente in città, e cioè molte realizzazioni tipicamente sono i piani di lottizzazione e anche degli interventi di case per edilizia popolare, sociale, quindi case gialle rientra in questa categoria, realizzati in GESCA, l'IACP, in realtà non sono mai stati consegnati al comune, quindi ufficialmente non sono zone... Esatto, non sono nelle competenze dell'amministrazione. Alcune di queste aree in passato erano erroneamente state illuminate a carico del comune, però diciamo facendo forse diciamo delle cose non perfettamente corrette, perché noi illuminiamo, parliamo di pubblica illuminazione e quindi illuminiamo strade, piazze, vie pubbliche, devono essere pubbliche, devono avere questa caratteristica. E quindi cosa dovrebbero fare gli abitanti, perché sono totalmente al buio? Allora, noi stiamo lavorando intanto anche con gli ACP per risolvere tutta una serie di problemi di aree mai cedute al comune, per qualcuna si è già riuscita a risolvere, per altre si sta lavorando. Adesso non ricordo a memoria queste diciamo di case gialle, e analogamente stiamo lavorando con molte realtà relative ai piani di lottizzazione, anche lì ci sono delle aree mai cedute al comune, quindi non pubbliche. Se le aree non vengono cedute, non sono pubbliche, non le possiamo illuminare noi. E quindi restano in orgoglio. E quindi bisogna che vengano completati i piani di lottizzazione da parte delle società lottizzanti, se ancora esistono, o da parte dei condomini che immagino abbiano interesse, oppure i condomini possono farsi dei condomini tra di loro e dividere, diciamo, sì, e illuminarsi, diciamo, perché finché non sono pubbliche sono condominiali. Senso nell'altro, convincendosi solo di fronte a un pronunciamento della manifestazione. Oggi c'è stato l'ennesimo incontro, oggi c'è stata da parte del dirigente la come dire l'invito a fare una denuncia alla Procura della Repubblica, ed è quello che farò a breve
raccolta tutta la corposa documentazione di inviti, incontri, tavoli tecnici, note al prefetto e delibere di circoscrizione, mettere tutto nelle mani della procura. Prendere tutta la documentazione e mettere tutto in mano dei giudici e della procura per capire se questi signori hanno o non hanno diritto alla luce. Questa è un'area attrezzata che è stata realizzata 4 anni fa? Circa 5 anni fa. La parrocchia da qualche mese, Padre Orazio ha deciso di volerla utilizzare, facendo addirittura nel periodo primaverile qualche lezione di catechismo. Insieme alla circoscrizione stiamo cercando di fargliela avere in utilizzo, in uso, ma soprattutto la prossima settimana si interverrà per gli interventi di pulizia. Purtroppo anche qui l'illuminazione non c'è mai stata. E quella che c'è se ne sta andando. Dico, in questo momento si è spenta una luce che... Un'area che probabilmente non verrà ripristinata in tempi brevi. Un'area che qui in queste zone ce n'è bisogno come il pane, perché ricordiamo dispersione scolastica, problematiche di varia natura. Rischi di atti microcriminalità favoriti dalla mancanza di luce. Assolutamente, certo. E anche qui dico, ripeto, c'è una mancanza sia dell'istituto sia del comune nel voler attivare un semplice impianto con già il predisposto, ci sono le lampade. Se poi potete anche vedere, le condizioni della villa sono buone. In quest'area attrezzata, la Polizia di Stato ha effettuato nei primi mesi del 2015 un'importante operazione contro lo spaccio di droga. L'operazione si chiamava Piazza Pulita e portò all'arresto di diversi spacciatori che operavano proprio all'interno di questa villetta. Ciò che permise di effettuare gli arresti e di inchiodare i responsabili furono le telecamere montate dagli uomini della polizia all'interno di quest'area, alimentate grazie ai contatori della luce, che oggi non ci sono più. Un'area che adesso è abbandonata, buia e libera per qualsiasi traffico illecito. Così la criminalità ha vinto. This is where I start.